Regione Campania, arriva Franco Alfieri come consigliere personale del governatore su agricoltura e pesca. Autostrada Salerno-Reggio Calabria completata entro la fine dell'anno, Iannuzzi annunziata contro il pagamento del pedaggio anche sul tratto salernitano. Aree interne, il Vallo di Diano, area pilota, il delegato alla comunità montana del comune di Sassano Gaetano Spano, occasione da non perdere, servono idee condivise. San Pietro Altanagro, nuovi servizi alla comunità, scuola e tempo libero, i settori destinatari delle novità, Pagliarulo, poche settimane e sarà tutto pronto. Diamo volume alla parola, domani sera in onda la nuova puntata del programma ideato da Don Gabriele Petrocelli, si parlerà di teoria gender. Buonasera, bentrovati al nuovo appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura parliamo di politica e in particolare ci occupiamo della regione Campania perché il governatore Vincenzo De Luca continua ad assegnare le deleghe, l'ultima in ordine di tempo, quella assegnata a Franco Alfieri che è stato nominato consigliere del governatore Vincenzo De Luca per agricoltura e pesca, già al lavoro per affrontare questo importante incarico. Queste le prime parole di Franco Alfieri. Non è il portone principale che egli sperava, ma una sorta di porta di servizio che comunque porta a Palazzo Santa Lucia. Franco Alfieri è il nuovo consigliere personale del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca all'agricoltura e alla pesca. Una nomina giunta nella giornata di ieri che non ha fatto mancare qualche malumore, soprattutto dalla segreteria regionale del Partito Democratico. Il sindaco di Agropoli quindi arriva in regione e subito dopo la nomina ha ringraziato il governatore. In data odierna, scrive ieri Alfieri, il governatore della regione Campania, De Luca, a cui va il mio più profondo e sentito ringraziamento, mi ha incaricato quale consigliere per l'agricoltura e la pesca. Tale settore, unitamente al PSR 2014-2020, rappresenta una leva formidabile per lo sviluppo della nostra regione. Sono già al lavoro, ha concluso Alfieri, per affrontare questo importante incarico con la concretezza che contraddistingue da sempre il mio operato. Anche questa volta metterò tutto il mio impegno, la mia passione, la mia esperienza al servizio del territorio. Con la nomina di Franco Alfieri anche il territorio del Cilento ha un suo rappresentante in regione. Non sono mancati gli auguri al sindaco di Agropoli, in primis la deputata Sabrina Capozzoli che su Twitter ha scritto: congratulazioni e buon lavoro a Franco Alfieri per il nuovo incarico, più forte la Campania, più forte il Cilento. Andiamo avanti con la politica e con l'annuncio da parte del Premier Matteo Renzi che ha sorpreso tutti nella giornata di ieri. Infatti il Premier Renzi aveva annunciato anche davanti allo scetticismo dei media internazionali che questa, entro la fine dell'anno, sarà completata la Salerno-Reggio Calabria, l'autostrada che da mezzo secolo aspettano al sud e che è sempre stata il testimonial negativo di un'Italia incompiuta. Non ci saranno a breve almeno gli svincoli di Sala Consilina e Padula Buonabitacolo. Salta lo svincolo di Sala Consilina, ma non potremo assolutamente permettere pagamento del pedaggio sul tratto salernitano dell'autostrada. Ci consegnano una rete viaria oltre che appezzottata, ancora carente di tante infrastrutture fondamentali, senza dimenticare la grave crisi che viviamo al sud e la mancanza di investimenti seri per rendere appetibile e creare sviluppo nel meridione. Questo il commento del vice sindaco del comune di Atena Lucana Sergio Annunziata alla notizia del Premier Renzi che del termine dei lavori sulla Salerno-Reggio Calabria entro fine anno. Alle parole del vice sindaco di Atena Lucana Annunziata fa eco anche l'onorevole Tino Iannuzzi che ieri attraverso i microfoni di Radio Alfa sul pedaggio ha dichiarato: l'introduzione del pedaggio è ragionevole e giustificato quando al cittadino si pone un'alternativa, in provincia di Salerno non c'è. Ma ascoltiamo l'onorevole Tino Iannuzzi nell'intervista realizzata ieri ai microfoni di Radio Alfa.
L'indicazione che fino ci ha dato il Premier corrisponde allo stato di avanzamento costante e significativo dei lavori lungo la Salerno-Reggio. Io abitualmente seguo questa vicenda da anni, l'ultimo report che ho avuto dall'ANAS, che risale a dicembre scorso, sta a indicare che più di 360 chilometri, circa l'81% del tracciato complessivo della Salerno-Reggio, è già completato. Per la fine dell'anno altri 20 chilometri, che corrispondono a un metalotto calabrese tra gli svincoli di Laino Borgo e Campotenese, sarà completato. Attualmente quel lavoro è già circa il 60% di esecuzione. Poi, con una giusta impostazione, per altri tratti, invece di procedere a costosi ed molto lunghi processi di costruzione ex novo, considerando anche i volumi di traffico ridotti, si procederà, d'intesa con i territori e con l'ANAS, ad una sorta di grande manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tracciato attuale, apportando quelle varianti di percorso necessarie, riducendo l'impatto sull'ambiente e anche i costi. Di conseguenza, la Salerno-Reggio si avvia a essere completata in tutto il suo percorso. Io voglio sottolineare che però la tratta Salernitana e Campana è la prima a essere già da qualche tempo, e io ho speso tante energie in questo settore. Io mi sono sempre battuto, e sino a oggi è una battaglia combattuta e vinta, contro l'introduzione del pedaggio, perché è vero che la tratta Salernitana e Campana dell'autostrada Salerno-Reggio è già completata da tempo, è pienamente fruibile, è un'opera di straordinaria modernità e di straordinaria complessità ingegneristica, un'opera eseguita a regola d'arte di grande significato, ma è anche vero che manca un sistema di collegamento e di comunicazione stradale alternativo. Noi cioè sostanzialmente sulla tratta Salernitana della Salerno-Reggio graviamo non soltanto il traffico autostradale, ma anche il normale traffico ordinario, che in altre parti del paese invece può confluire sulla viabilità ordinaria. Ma in provincia di Salerno, se togliamo il percorso della Salerno-Reggio, immaginate un cittadino che entra nel circuito della viabilità ordinaria dal Vallo di Diano, della Sala Consilina e Padula, per poi arrivare a Salerno? Quindi io sostengo che il pedaggio non va introdotto perché non c'è un adeguato sistema di viabilità ordinaria alternativa capace di smaltire adeguatamente i volumi di traffico. Continuiamo sul tema sviluppo del territorio, l'individuazione del Vallo di Diano come area pilota per le strategie delle aree interne è un'occasione da non perdere. Ne è convinto il consigliere delegato al Comune di Sassano, alla Comunità Montana Gaetano Spano, nonché neo assessore dell'ente montano, che ha voluto sottolineare come ora più che mai è necessario essere uniti e proporre progetti condivisi, condivisibili e realizzabili per non perdere l'occasione. Il Vallo di Diano, progetto pilota per la strategia delle aree interne, un treno sicuramente da non perdere e sicuramente su cui puntare. Ne è convinto il neo assessore della Comunità Montana, nonché delegato dell'ente montano del Comune di Sassano, Gaetano Spano, che da giovane amministratore crede fortemente nel progetto delle aree interne, convinto che possa davvero essere la più importante e imperdibile opportunità per rilanciare il territorio valdianese e dare finalmente all'area quello sviluppo necessario per impedire che i giovani e le famiglie lasciano le proprie case alla ricerca di maggiori opportunità lavorative e di un futuro migliore. Essendo assegnatario il Vallo di Diano attraverso la Comunità Montana del riconoscimento di area pilota per le strategie delle aree interne, visto anche l'intenso lavoro che ha visto impegnati tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 l'ente montano e le tante associazioni del territorio che hanno offerto un contributo nella realizzazione del progetto, il Vallo di Diano potrà usufruire di fondi economici per la realizzazione di opere necessarie al raggiungimento dello sviluppo economico e non solo dell'area. Crederci è fondamentale per Gaetano Spano, ma altrettanto importante e fondamentale è restare uniti e cercare di dare vita a progetti non utopistici, ma di reale possibile realizzazione, in modo da non perdere questa preziosa occasione. È un'opportunità che non dobbiamo farci sfuggire, perché la valorizzazione delle aree interne è l'unico modo per cercare di sviluppare il Vallo di Diano, sia a livello ambientale, sia a livello artigianale, sia a livello agricolo, ma anche a livello culturale. Quindi diciamo che questi soldi che arriveranno, questi finanziamenti che arriveranno da questo progetto, potranno far sì che tutte queste, diciamo, aree vaste, questi concetti vasti potranno essere finanziati e potranno portare sviluppo e
potranno comunque dare un'incidenza al Vallo di Diano diversa da quello che ci dicono sul fatto delle antenne. Parliamo delle antenne, parliamo delle trivellazioni. Noi con questa progettazione, con questo progetto pilota possiamo rispondere a chi ci dice che le antenne e le trivellazioni portano sviluppo e posto di lavoro. Noi risponderemo con il progetto sulle aree interne, che porteranno altresì posti di lavoro e sviluppo. Diciamo che adesso è partito il primo step, possiamo definirlo. Dopo verranno coinvolte comunque tutti i comuni, tutte le varie diciamo, entità di tutti i paesi, per far sì che vengano portati dei progetti utili e non si perda questa occasione, che ripeto è un'occasione importantissima per il Vallo, e sarà un'occasione secondo me di sviluppo pieno e di ripresa effettiva sia economica sia strutturale ma sia anche culturale di tutto il nostro territorio. Intanto a San Pietro Altanagro sono in via di completamento altri importanti servizi destinati alla collettività, ad essere al centro dell'interesse dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Quaranta ed in particolare da parte dell'assessore alla valorizzazione del territorio Antonio Pagliarulo sono la scuola e il tempo libero. Vediamo. A San Pietro Altanagro si continua a lavorare per rendere il piccolo centro valdianese sempre più accogliente e allo stesso tempo altamente moderno, senza però alterare le specificità del piccolo borgo. Nelle prossime settimane l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Quaranta inaugurerà ufficialmente nuovi servizi destinati alla collettività e che renderanno ancora più piacevole il trascorrere delle ore a San Pietro Altanagro. Stiamo parlando della nuova villa comunale, un ampio spazio in cui trascorrere ore di tranquillità e socialità che, come assicurato dall'assessore alla valorizzazione del territorio Antonio Pagliarulo, sarà anche arricchito da importanti novità. Inoltre è già stata installata a San Pietro la prima ciclostazione con pensilina dotata di impianto fotovoltaico, un piccolo gioiello che favorirà le passeggiate in bicicletta elettrica per il centro di San Pietro Altanagro, senza sforzo e con un impianto di risparmio energetico ed ecocompatibile. Prima ecostazione installata su tutto il territorio valdianese, questa iniziativa rientra perfettamente nel piano avviato ormai da diversi anni dall'amministrazione 40, che grazie all'impegno dell'assessore Pagliarulo ha portato importanti novità anche tecnologiche nel piccolo centro, rendendolo fruibile a tutti ma anche decisamente innovativo. Tante le novità presentate nel corso del suo mandato dall'assessore Pagliarulo, che ha anche sottolineato come a breve saranno inaugurate queste nuove attività su cui l'amministrazione 40 ha lavorato, anche dedicate a bambini e alle scuole. Sono in fase di completamento la villa comunale e soprattutto l'efficientamento energetico sulla scuola elementare di San Pietro Altanagro, due impegni che questa amministrazione del sindaco Domenico Quaranta sta portando avanti con forza ormai da tempo. E per quanto riguarda l'efficientamento energetico, la scuola è quasi completata, sostanzialmente noi avremo una scuola elementare che utilizzerà quasi a zero il combustibile fossile. Ciò comporterà sostanzialmente, dato dal fatto che abbiamo utilizzato tutta una serie di particolari strumenti che ci consentiranno, sia come fotovoltaico sia come coimpendanzione, di consumare il meno possibile per quanto riguarda sia energia elettrica che appunto combustibile fossile. E agganciato all'efficientamento energetico abbiamo fatto un progetto di bike sharing che troveremo, i cittadini troveranno in piazza e al Parco dei Mulini. Sono delle biciclette con pedalata assistita e che a brevissimo speriamo di inaugurare proprio per quest'estate, al fine di renderle utilizzabili. Per quanto riguarda invece la villa comunale, anch'essa è in fase di completamento, mancano giusto dei lavori, però in questo momento non svelo nulla perché ci sono ancora sostanzialmente delle cose da fare, ma che a breve anch'esse verranno ultimate da parte della ditta che ha appaltato i lavori. Quindi possiamo dire che per l'estate San Pietro sarà ancora più accogliente? Sì, sostanzialmente il nostro obiettivo è proprio quello di utilizzare questi nuovi investimenti proprio all'inizio di questa estate, per rendere ovviamente, per dare la possibilità a tutti i cittadini di San Pietro e a tutti quelli che ci verranno a visitare di dare ancora una migliore ospitalità e quindi rendere fruibile ancora di più il nostro territorio.
È partita lo scorso gennaio la nuova edizione della trasmissione ideata da Don Gabriele Petrocelli dal titolo Diamo volume alla parola. Ogni mercoledì, ogni ultimo mercoledì del mese va in onda una nuova puntata, così come sarà per domani sera, mercoledì 24 febbraio a partire dalle ore 20:30, con la seconda puntata della trasmissione Diamo volume alla parola, dedicata ai giovani per renderli partecipi della vita di attualità. Tema della puntata di domani, la teoria gender, che sarà un tema che sarà approfondito grazie alla presenza del Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Domani sera, mercoledì 24 febbraio alle ore 20:30, torna sull'emittente di Uno TV la trasmissione ideata da Don Gabriele Petrocelli, Diamo volume alla parola. Una trasmissione che mette al centro dell'attenzione i giovani e che vuole dare loro la possibilità di esprimere le proprie opinioni sui temi di stretta attualità e di particolare interesse soprattutto per loro. Attraverso il programma Diamo volume alla parola, Don Gabriele ha voluto mettere al centro del dibattito proprio i giovani, anche per stimolarli verso la trattazione di tematiche che riguardano anche e soprattutto il loro futuro, renderli insomma consapevoli di ciò che accade e stimolare in loro la curiosità ma anche la volontà di approfondire e meglio conoscere argomenti di particolare rilevanza. I ragazzi inoltre hanno anche la possibilità di confrontarsi con le istituzioni e con i rappresentanti delle varie categorie, in modo da poter entrare meglio nell'argomento e allo stesso tempo porre ai diversi ospiti i quesiti a cui non riescono a trovare giuste risposte su temi di strettissima attualità. La puntata, in onda domani sera ed in replica nei prossimi giorni per tutto il mese di marzo, tratterà il tema della teoria gender. Il Vescovo, Monsignor Antonio De Luca, nuovamente invitato dai giovani, è stato loro ospite presso il Salone Parrocchiale della Chiesa della Santissima Trinità per parlare della famosa teoria gender e di cosa effettivamente si tratta. Un tema che ha davvero suscitato un grande interesse nei ragazzi che nel corso della puntata hanno avuto modo di porre numerose domande a Sua Eccellenza Monsignor De Luca, anche per cercare di approfondire la tematica che sta creando tantissima confusione. Da un punto di vista culturale, da un punto di vista sociale, il genere maschile deve accoppiarsi solamente col genere femminile e viceversa? O possiamo ammettere, allargando queste due categorie, anche l'amore omosessuale? O per l'amore omosessuale queste due categorie sono troppo strette? Faccio una domanda un po' difficile. No. La teoria del genere non si occupa dell'amore omosessuale. Cioè, tu vuoi fare la domanda, possiamo farla, possiamo rispondere, però non si occupa. Scendo fuori dalla filosofia, nel momento in cui si vanno a qualificare queste due categorie, sì. Maschio, uomo, donna, dal punto di vista sessuale, e quindi tenendo presente la cultura, la società e tutte queste cose qua, l'uomo deve accoppiarsi solo con la donna per essere tale? O è una domanda difficile. Forse ho capito che vuole dire lui. Forse tu dici la Chiesa, che ruolo ha questo senso? No, al di là della Chiesa. No, se parliamo di genere, che non è né maschio e né femmina, cioè che uno ha un suo modo di pensare, di vedere la sessualità. Quindi nel momento in cui io magari decido di essere o maschio o femmina, posso accoppiarmi, diciamo, con chi mi pare. Cioè penso sia è un po' strano da impostare. Io vorrei rimettere un attimo la nostra discussione. No. Troppo fuori tempo. Il gender ci ha gettato nella confusione, come era prevedibile. Nel corso della registrazione della trasmissione, i ragazzi hanno mostrato grande interesse al tema di cui avevano poca conoscenza o comunque non erano riusciti, pur mostrando interesse, a trovare giuste spiegazioni alle loro domande.
Nell'ambito del lungo colloquio con il Vescovo De Luca e con Don Gabriele, hanno avuto modo di approcciarsi al delicato tema con la tranquillità e la serenità d'animo di chi è libero di poter chiedere, di poter esprimere senza difficoltà e senza timori il proprio parere. Domani sera quindi alle ore 20:30 sul canale 646 di Uno TV la puntata dedicata alla teoria gender di Diamo Volume alla Parola con i ragazzi Don Gabriele Petrocelli e la partecipazione straordinaria del Vescovo Monsignor Antonio De Luca. Andiamo ora a Monte San Giacomo dove torniamo a parlare del nuovo programma fissato per questo anno 2016 dal Centro Studi Palazzo Marone. Il comitato direttivo infatti, oltre ad aver assegnato le cariche, ha già messo a punto alcuni importanti eventi su cui lavorerà nel prossimo anno, in questo anno in corso, scusate. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla cultura del Comune di Monte San Giacomo, Angela D'Alto, ascoltiamola. Prima riunione del comitato direttivo che, come ho ricordato anche in altre occasioni, è composta da un rappresentante per ciascuna istituzione aderente al centro studi. Abbiamo proceduto all'elezione delle cariche sociali, quindi sono stati eletti all'unanimità come presidente Michele Albanese, come direttore Carmine Pinto e come presidente onorario l'avvocato Gerardo Marone, come tesoriera la dottoressa, la professoressa Rosa Caporrino. Naturalmente poi il centro si è dotato anche di una segreteria scientifica e di una segreteria organizzativa che ovviamente provvederanno a seguire gli eventi in programma. Quali sono appunto i primi eventi? Noi abbiamo fatto una programmazione annuale molto ambiziosa, ci siamo concentrati su due filoni, da una parte tre grossi eventi che sono programmati nel corso dell'anno e che sono: il primo riguarderà proprio il settore dell'agroalimentare. Noi riteniamo che sia un settore in forte crescita, in grande sviluppo, quindi approfittiamo della istituzione della facoltà di agraria presso l'Università degli Studi di Salerno per fare un incontro proprio con la preside della facoltà che verrà a presentare la facoltà, e coinvolgeremo soprattutto gli istituti tecnici, in particolare l'agrario del Vallo di Diano, docenti, presidi, diplomandi, ma anche gli ordini professionali, dei veterinari, degli agronomi, ovviamente anche le aziende agricole. Poi ci sarà un'altra iniziativa, questo sicuramente a luglio, in estate, per il 70° della Repubblica, di carattere più istituzionale, e infine una cosa molto particolare, cioè il processo a teatro, nel senso che abbiamo in mente di rifare il processo che si svolse al Lago Negro a seguito dei moti del 33 in cui restarono uccisi tre contadini di Monte San Giacomo, ai quali abbiamo intitolato altrettante strade. Questa è una cosa molto particolare, anche molto originale. Poi l'altro filone invece è quello delle borse di studio, che abbiamo intenzione, con appositi bandi che saranno redatti quanto prima, di attribuire. Si sono appena concluse questa edizione 2015-2016 di Luci d'Artista e già si pensa alla prossima edizione. Novità a Salerno in merito all'installazione delle luminarie per il periodo natalizio già a partire dal 2016. Sembra infatti che il Comune di Salerno abbia intenzione di abbandonare l'iter dell'affidamento diretto per passare a regolare bando di gara. Vediamo. Il Comune di Salerno ha dato mandato al settore manutenzione di avviare per il prossimo anno una procedura selettiva a evidenza pubblica per la realizzazione delle luci d'artista. Come è fin troppo facile immaginare, siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione copernicana, in quanto fino a questa edizione la realizzazione delle installazioni illuminotecniche erano esclusivamente ad appannaggio di un'azienda di Pomigliano. Per il futuro, a cominciare appunto dal prossimo anno, non sarà più così, in quanto gli operatori economici saranno individuati attraverso un bando di gara ad hoc, mantenendo come tetto di spesa la media degli altri anni, circa 2 milioni di euro.
Come detto, siamo in presenza di un'autentica novità, peraltro a più riprese sollecitata da diversi consiglieri comunali sia di opposizione che di maggioranza, in particolare da Dario Loffredo, che avvertendo dopo 10 anni la necessità di cambiare qualcosa in un format che altrimenti rischia di appiattirsi, aveva appunto invocato una novità. Per la prima volta allora, per l'ideazione, la realizzazione, il montaggio e lo smontaggio delle luminarie, il Comune non ricorrerà ad un affidamento diretto, ma si affiderà ad un bando. Al netto di quelle che possono essere le motivazioni artistiche, tra l'altro al bando potranno partecipare anche studi di architettura, rendendo così ancora più varia e fantasiosa la gamma dei progetti, la scelta di indire un bando pubblico per la realizzazione dei percorsi illuminotecnici di Salerno probabilmente non era più differibile, anche per evidenti ragioni di trasparenza. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie, restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro TG, andiamo a Sant'Arsenio, fine settimana di appuntamenti per i giovani e i giovanissimi del territorio con due incontri promossi dall'Associazione Monte Bruno Giovani e dall'Associazione Monte Bruno Baby. Si partirà venerdì 26 febbraio con l'incontro sul tema del passaggio generazionale nelle imprese familiari. L'incontro si terrà presso la Sala Cultura della Banca Monte Bruno, mentre sabato 27 febbraio genitori ed educatori saranno chiamati ad approfondire il tema dell'autostima. Duplice appuntamento per l'Associazione Monte Bruno Giovani e l'Associazione Monte Bruno Baby con il presidente Giuseppe Nese, che ha organizzato due momenti culturali di particolare spessore sia per la crescita professionale dei giovani ma anche per una crescita della consapevolezza e del valore personale del singolo individuo. Venerdì 26 febbraio presso la Sala Cultura della Banca Monte Bruno a Sant'Arsenio si terrà un convegno sul tema passaggio generazionale, un'opportunità per il rilancio e la continuità delle imprese familiari, mentre sabato 27 febbraio presso la sede del villaggio Il Baule Volante in piazza Domenico Pica a Sant'Arsenio si terrà l'incontro su come coltivare l'autostima. Il primo appuntamento sarà un convegno di grande interesse per lo sviluppo economico del territorio vista la presenza di imprese prevalentemente a carattere familiare. L'evento, fortemente voluto dall'Associazione Monte Bruno Giovani, che ha evidenziato la necessità di discutere del tema, è organizzato in collaborazione con l'Osservatorio delle Imprese e il Laboratorio Virtuale del Family Business, grazie al supporto della Banca Monte Bruno. Attraverso l'incontro si cercherà di ridare all'impresa familiare il ruolo che le spetta nell'economia nazionale, vista anche la presenza massiccia di imprese a carattere prevalentemente familiare. Secondo le ultime stime, infatti, su 5 milioni di imprese censite in Italia, ben l'85% sono imprese familiari. Stesso discorso vale per il Vallo di Diano, il cui tessuto imprenditoriale è formato in gran parte da imprese di famiglia. Il convegno di venerdì, con inizio alle ore 17, vuole sensibilizzare gli imprenditori sul passaggio generazionale, valutando insieme quelle che sono le concrete opportunità che le imprese di famiglia possono creare in termini di sviluppo per il territorio, ma anche per cercare di preparare il tessuto sociale al cambio generazionale. Vista la rapidità con cui anche il mondo imprenditoriale si evolve, vi è la necessità di rendere il cambiamento meno traumatico possibile, ma anche veloce. Con la giornata di studio si punta quindi ad approfondire le tematiche inerenti ai cambiamenti che però non vadano ad intaccare la struttura forte dell'impresa, ma che piuttosto siano da stimolo per lo sviluppo delle potenzialità della stessa che si avvia al cambio. L'incontro di venerdì, moderato dal responsabile comunicazione della Banca Monte Bruno Antonio Mastrandrea, vedrà i saluti iniziali del direttore generale della Banca Monte Bruno Michele Albanese e del presidente dell'Associazione Monte Bruno Giovani Giuseppe Nese. A seguire gli interventi di Alessia Colombo, componente del consiglio direttivo dell'associazione, Francesco Lamura, imprenditore del gruppo Lamura SRL, e Carmen Gallucci, docente di finanza aziendale e family business presso l'Università degli Studi di Salerno. L'incontro di sabato 27 febbraio alle ore 16:30 presso il Baule Volante invece vedrà la partecipazione della dottoressa Francesca Antonella Amodio, che nell'ambito dell'incontro ideato dall'Associazione Monte Bruno Baby spiegherà a genitori e parenti cosa è l'autostima, come si sviluppa, cosa succede quando una persona ha una bassa autostima ed in particolare come coltivare l'autostima.
L'incontro di sabato, oltre ad essere rivolto ai genitori che avranno la possibilità di apprendere importanti nozioni per accrescere l'autostima nei propri figli, è rivolto anche ad insegnanti, educatori e quanti sono solitamente impegnati nelle relazioni di aiuto. Il baule volante inoltre metterà a disposizione lo spazio bambino per chi ne farà richiesta. In programma per domani, 24 febbraio, presso la Biblioteca Comunale di Polla, una visita guidata per le scuole voluta da Gennaro Gonnelli, referente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione del Vallo di Diano, per promuovere la conoscenza del codice inventato da Louis Braille nell'Ottocento e che porta il suo nome. In occasione delle giornate nazionali del Braille, 21-26 febbraio, e nell'ambito del progetto Città Educativa Vallo di Diano, domani 24 febbraio dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, presso la Biblioteca Comunale Don Lorenzo Milani a Polla, si terrà la mostra del materiale tiflodidattico, tiflotecnico e della Costituzione Italiana in Braille. Scopo della mostra sarà quello di promuovere l'importanza del codice di scrittura e lettura a rilievo inventato nell'Ottocento da Louis Braille e la conoscenza della filologia, la scienza che mira a trovare soluzioni per una piena integrazione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti attraverso due settori di studio, la tiflotecnica e la tiflodidattica. Come ha più volte affermato il referente UICI del Vallo di Diano, Gennaro Gonnelli, le loro attività mirano a potenziare la programmazione sul territorio, non solo sotto l'aspetto sanitario ma anche sotto l'aspetto della solidarietà e della socializzazione, coinvolgendo bambini e anziani anche attraverso l'arte e lo sport. Nell'occasione di domani si tratterà di una visita guidata dedicata alle scuole. E restiamo a Polla, dove sabato pomeriggio presso la libreria Ex Libris Caffè di Michele Gentile si è tenuta la presentazione del libro scritto da Emilio Sarli, La Dea di Morgantina. Alla presentazione era presente per Uno TV Pietro Cusati, che ha raccolto le parole dell'autore, del presidente dell'associazione Volta Pagina Paola D'Angelo, organizzatrice dell'evento, e del titolare della Ex Libris Caffè, Michele Gentile. Ascoltiamoli. Siamo qui per presentare questo bel libro dell'avvocato Sarli, La Dea di Morgantina, una storia, un misto tra leggenda, mito e un fatto di cronaca, il ritrovamento e la restituzione della bellissima statua di Morgantina che oggi è ricoverata nel museo di Aidone in provincia di Enna e finalmente ha ritrovato il suo posto. Quindi una bella storia anche che parla di arte e parla di mito e delle nostre tradizioni più antiche che hanno fatto la nostra civiltà italiana. Abbiamo in programma tre appuntamenti di letture recitate, interpretate con una tazza di tè, insieme alla Cantina delle Arti, la compagnia di Enzo D'Arco a Sala Consilina, è un appuntamento al mese, e il mese prossimo presenteremo anche il libro del giornalista Lorenzo Peluso, il nuovo libro sulla sua esperienza in Afghanistan come inviato speciale, e quindi poi ci sono tante altre attività. Mi fa piacere, ecco, presentare per la prima volta questo racconto anche qui in Campania, nella nostra terra. Mi ha fatto molto piacere leggere questa mattina una recensione del mio racconto sulle pagine culturali del Mattino, in cui si evidenziava appunto questo gemellaggio tra la Sicilia e la Campania e si faceva riferimento al fatto che in un tempo in cui si sta parlando del ponte sullo stretto di Messina, tuttavia questo racconto funge davvero da ponte, da collegamento culturale tra la Sicilia e la Campania. Un icone esagerato, è una libreria sola che combatte nel Vallo di Diano e cerchiamo di fare il nostro. Gli autori che viaggiano sui pullman. Quella è un'idea che condividiamo con Giuseppe Curcio. E sta andando benino, anche perché ci rivolgiamo a una fascia diversa che non è la solita che entra in libreria. Il libro sospeso come sta andando? È un po' fermo, quindi speriamo che Uno TV ci aiuti a dare una spinta. La Dea è la nostra madre, alla quale sentiamo di dovere
tornare sempre. E la storia di questo libro è la storia di un viaggio, ovviamente interiore, che prevede ovviamente il ritorno alle radici, il ritorno alle origini, il ritorno alla grande madre che sempre ci attende anche quando siamo lontani, forse anche la metafora di un sud che ci ha partorito e che ci attende, forse anche il discorso di tanti giovani che sono stati costretti a lasciare la loro terra, ma che la portano poi sempre segretamente e profondamente nel cuore. Credo che sia profondamente, insomma, toccante l'argomento, interessante e coinvolgente, e noi non possiamo distrarci, non possiamo ignorare certe ricerche, certe, insomma, opere di questa portata. E andiamo ora a Padula, dove domani sera presso la chiesa di Sant'Alfonso si terrà la presentazione dell'OPES, Organizzazione per l'Educazione allo Sport, ente che punta attraverso lo sport a diffondere importanti valori umani e sociali. L'OPES è l'Organizzazione per l'Educazione allo Sport. L'ente promuove ed organizza senza scopo di lucro, in collaborazione con le associazioni sportive affiliate, iniziative atletiche e ricreative a carattere locale, provinciale e nazionale. Per questa organizzazione lo sport è un mezzo per la trasmissione di valori e rappresenta una palestra di vita che insegna a socializzare e a crescere, ad impegnarsi e confrontarsi con i propri limiti. Domani a Padula ci saranno i rappresentanti dell'OPES presso la parrocchia di Sant'Alfonso e a fare gli onori di casa sarà Luigi Patrone, delegato OPES per Valdidiano e Cilento. L'OPES è un'associazione che promuove lo sport. Ho avuto questa importante nomina, sarò il delegato del Vallo di Diano e Cilento. L'obiettivo dell'OPES è la promozione e la formazione sportiva su tutti i livelli, quindi noi ci occuperemo di creare eventi e promuovere lo sport sia su tutti i livelli, dall'amatoriale a quello professionistico. Mercoledì questo incontro di cosa si tratterà e qual è l'invito che lanciamo? Mercoledì sarà presente l'OPES sul territorio a livello nazionale, quindi ci saranno i delegati OPES Italia e invito tutte le associazioni sportive, ma non solo, anche i volontari che amano lo sport a partecipare. Ci sarà la presentazione ufficiale e... Dove avverrà questo evento? Avverrà nella parrocchia Sant'Alfonso di Padula Scalo alle ore 17. E con l'appuntamento per domani sera a Padula termina il nostro TG. Io vi ringrazio e vi ricordo che notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.unotvweb.it. Grazie per averci seguito, a tutti buon proseguimento di serata.